Accendiamo. Se ah, va bene. Accendiamo, è meglio. Allora, buonasera a tutti, sono l'avvocato Cerchiara, noi ci conosciamo già e sappiamo che quando parliamo, parliamo sempre di questioni che riguardano la comunità europea e oggi parliamo sempre di un problema della comunità europea che abbiamo già affrontato altre volte, cioè il fenomeno dell'immigrazione. Io voglio ritornare sull'argomento perché voi sapete che io vi ho letto quella lettera che ho scritto al New Scientist, che è la rivista che io leggo, perché ha preso posizione in favore scientifica, in favore dell'immigrazione, dicendo solo cose positive, come se non esistessero le negative. Io voglio chiarire alcuni punti, forse anche in base grazie a questa lettera che ogni tanto posso, però voglio essere molto, molto sintetico e voglio dire questo. Un conto è l'aiuto delle persone, che deve essere cristiano, è umano, diciamo praticamente assicurare. Quindi anche se viene un'invasione di massa, queste persone devono essere aiutate, devono essere curate. E dirò di più, gli si deve offrire una vita migliore. Abbiamo tanti buonissimi samaritani, i quali per aiutare queste povere persone che spendono ben 1.000 euro per il trasporto, quindi portando 800 persone di là dall'oceano, dal mare in Italia, i trasportatori incassano in un solo giorno 800.000 euro. Mi piacerebbe tanto averli io. Certo, allora torniamo a un argomento, quindi vanno aiutati, addirittura curati, e poi gli si deve cercare di insegnare un mestiere, però non devono invadere. Possono entrare nelle nazioni in cui vogliono andare soltanto dopo che, una volta svolta tutta questa attività di aiuto, alcuni, quelli che le nazioni riteranno necessario o quelli che non riteranno, possono farlo. Perché? Perché c'è una ragione molto semplice. Perché un conto è aiutare. Un conto è inserire in un contesto civile in cui c'è già una nazione con i propri cittadini. E anche se la comunità europea ha, diciamo, messo in atto l'illegittimo comportamento di non tutelare i cittadini degli Stati membri, ma di tutelare solo i poteri forti, le istituzioni finanziarie, le banche, eccetera, eccetera. Leggi Soros, che viene qui in Italia a ordinare quello che vuole lui e viene ricevuto in ginocchio dai vari governanti. Esatto, quindi praticamente, invece il cittadino è importante, si dovrebbe praticamente, anche nella comunità europea, nonostante essere tutelato. E quindi come viene tutelato? Deve essere tutelato indipendentemente dalle masse di persone che invadono le proprie nazioni. No, le nazioni, le persone non devono invadere, devono essere aiutate. Ma perché il fenomeno è il sospetto? Perché quelli che vogliono, che sono per l'accoglienza e che criticano coloro i quali praticamente si oppongono, lavorando sul buonismo e sul fatto che bisogna andargli incontro e bisogna aiutarli e perché sennò praticamente, ecco, quelli non vogliono l'aiuto di queste persone, vogliono la disgregazione della società, loro vogliono la internazionalizzazione, la cosmopolizzazione della società, e questo è ingiusto, perché le società devono avere le loro distinzioni, con le loro caratteristiche e le loro inclinazioni. Poi, siccome siamo in un'epoca in cui bisogna andare incontro agli altri, anche le nazioni devono fare, si stabiliranno degli accordi. Però deve rimanere questo nucleo, anche perché, come stanno dimostrando il Presidente degli Stati Uniti attuale e il capo del governo britannico, il mezzo migliore per tutelare se stessi e per tutelare il mondo è quello delle nazioni, che fanno degli accordi economici, e non quello delle istituzioni, degli enti come la comunità europea, che si costituiscono senza democrazia, senza che il popolo li abbia voluti,
e decidono tutti gli assetti politico-finanziari, culturali, economici, scolastici, lavorativi degli Stati membri, senza averne titolo giuridico. Ecco. Beh, ricordiamoci sempre che questo governo è il quarto governo che in Italia si è costituito senza il voto e il consenso dei cittadini. Ricordiamocelo bene. Sono perfettamente d'accordo. Quindi, ripetiamo, queste persone che sono per l'accoglienza non vogliono l'aiuto. Se volessero veramente l'aiuto, chiederebbero soltanto l'aiuto e non accetterebbero l'invasione. Se accettano l'invasione, vuol dire che non vogliono solo l'aiuto. Vogliono qualcosa che è una nuova società, che invece chi non vuole questa accoglienza illegittima, che poi peraltro sottopone ancora a maggiore disastri queste persone, a maggiori sofferenze. Quindi la differenza è tutta qui. E concludo con questo, perché è uscito un libro che me lo prende, ecco, non è una pasta quello, non c'è niente. Il libro della studentessa di Harvard, no, della politologa di Harvard, Kelly Greenhill, che ha dedicato questo libro, Weapons of Mass Migration, premiato nel 2011 dall'International Studies Association e pubblicato ora in Italia con la prefazione di Sergio Romano. Armi di migrazione di massa, e dice che il popolo, la massa viene utilizzata come un'arma per raggiungere certi obiettivi. E digli quegli obiettivi, visto che c'è scritto qua. E gli obiettivi sono quelli di certi obiettivi politici, come la stabilizzazione delle nazioni che sono invase, o la disgregazione economica delle nazioni che sono invase. E quindi praticamente è qui che parla proprio di trappola dei valori, perché loro, chi si oppone a questo? Perché loro usano quest'arma, dice, ah, tu loro non vuoi che si aiuti. Sì. Mentre noi diciamo qui davanti oggi, e lo ripetiamo, l'aiuto deve essere dato, è sacrosanto ed è cristiano darlo. Ma deve finire lì, dopodiché ci deve essere un fenomeno di aiuti che rimane senza l'invasione. Punto, basta, il problema è risolto. Quindi non possono accusare chi ha una sanità di mente rispetto a una situazione, non possono accusarlo di nulla, perché noi siamo per l'accoglienza, ma l'accoglienza senza invasione. No, è l'accoglienza senza speculazione da parte di preti, di comunisti, di cattocomunisti, di associazioni di tutte quelle forze che sono per delinquere, mafiosi, camorristi, e io concluderei qui perché scafisti e di tutti quelli che aiutano gli scafisti. Concluderei qui perché la mia posizione è una posizione legale ed è anche dal punto di vista umano inattaccabile. Tu però devi ripetere il nominativo della quella autrice. Sì. La politologa di Harvard, Kelly Greenhill, è scritto Greenhill. Edito in Italia da che editore? Lì è scritta sicuramente. Edizioni Leg Edition, edizioni, pagina 480, euro 20, con il titolo di Armi di migrazione di massa e la prefazione del giornalista, famosissimo giornalista Sergio Romano. Io concluderei. Però, no, un momento. Devi dire l'editore, non lo trovi. L'editore qui è Leg. Italiano. C'è scritto Leg Edizioni. Ah, vabbè, Leg Edizioni, perfetto, lo conosciamo. Dopodiché, arrivederci. Grazie, buonasera a tutti. Leggetevi. Grazie per l'attenzione. Grazie. No, finalmente che c'è qualcuno. No, è importante dire che abbiamo la prefazione di Sergio Romano, una cosa importantissima. Sì, no, ma poi è una politologa, è una studiosa che lo scrive. Certamente. Con dei dati scientifici, mica. Certamente. È chiaro. Sono contento che quello che dicevo io 50 anni fa, oggi una politologa inglese lo conferma. Meglio tardi che mai. Beh, quella non era ancora nata 50 anni fa, poveraccio. Vabbè, ma potevano confermarlo anche altri politologi inglesi. Buonasera, no? A tutti.